partenza 7:30 da 7:40 da Genova, circa 500 km per arrivare al Bruno Abatino di Genzano per assistere a Cinzia Albalonga Nocerina. Bella trasfertina, ma la facciamo con piacere. Inizia il giorno di ritorno, la storia nuova, vedremo. Adesso siamo in viaggio e dovremmo essere lì per le 14 circa. Vedremo se questi calciatori nuovi, insomma, meriteranno l'appellativo di Molossi. Vedremo Nappi come schiererà la squadra. Un po' di sonno, ma ce la faremo. Per i Molossi questo è altro. 15:22, siamo arrivati in leggero anticipo rispetto alle previsioni. Adesso cerchiamo questo stadio. Penso che siamo i primi ad arrivare. Vediamo un po'. Ha detto non si sentiva bene. Un po' di infortunio. Era tutto qui la squadra. Non c'è. Ma vieni. Sara e Durin. Nocerina, Cinzia Albalonga. Cinzia Albalonga, Nocerina, prima gara del girone di ritorno. Gara importante per capire se inizia anche un nuovo campionato per gli uomini di Marco Nappi. Io sono in tribuna e di là ci sono i Molossi. Era azzurra. Forza regà! Dai! Thank you.
decimo minuto e Rocerina sotto, rete di Sartor. Un inizio anche buono della Rocerina, un paio di occasioni, ma niente da fare, la Rocerina va sotto 1-0 e adesso i tifosi cantano anche se non meritate siamo qua, giustamente. Aspettiamo però la reazione della squadra di Nappi, la partita è ancora lunga, vediamo che succede. È della rete della Nocerina, rigore su Cardella, forse generoso, ma fatto sta che l'arbitro l'ha dato sbagliato, ma sulla ribattuta Cardella come un vero bomber la mette dentro. No, Cardella non è un piccione, non è un piccione, è un vero bomber. Decima rete stagionale per lui e la Nocerina adesso prova a ribaltare la partita. Il primo tempo sull'1-1, piccole tensioni in tribuna tra l'altro tra i tifosi locali. La Nocerina, vabbè, un primo tempo equilibrato, tutto sommato. Certo bisogna fare qualcosina in più per vincere, provare a vincere contro comunque un buon Cinzia-Albalonga, che già in casa fece una grandissima impressione. Vedremo, ci vediamo al secondo tempo. Un onore avere Don Gerardo nel nostro video. Vero molosso, 90 anni di passione. E ti ma vediamo con poco buono ma in sacco perché lì ci sto erano. Mi chiamate la Cinzia Albalonga, per decidere a me la traccia. Vai via! Luca D'Ambrosio! Luca D'Ambrosio! Sera Nocerina, non temo la diffida. Ultra!
E dunque, in conclusione, tornati a casa dopo una bella trasferta, 2-1 per noi, forse ho mancato il finale dallo stadio, ma va bene così, con la nuova maglia della compagnia del Borghetti, eccoci qua, ed un ricordino regalatomi da Esposito, tra l'altro oggi tra i migliori in campo. Possiamo dire che inizia bene questo anno, 12, questo è 12 come dodicesimo in campo. Inizia bene questo anno per la Nocerina. Nel frattempo vi mostro un po' la mia collezione personale, che in questo momento è di 87 pezzi, 87 pezzi, pezzi intesi come maglie. E inizia bene, ci voleva. Bravo Nappi, buoni cambi, buono l'ingresso degli ultimi arrivati e adesso testa domenica. Partita importantissima in casa con Gladiator, bisogna vincere. Un ringraziamento a tutti quelli che seguono il nostro piccolissimo canale, che non ha nessuna idea di crescere, eccetera, eccetera, ma solo di divertirci insieme con la Nocerina. Grazie a tutti e sempre, forza Molossi.